No, beh, ragazzi, io lo sapevo. Avevo scoperto tutto in modo anticipato. O comunque avevo quasi scoperto tutto in modo anticipato. Eravamo insieme in live quando è successa questa cosa. E vi faccio vedere più o meno quello che è successo in live, ragazzi. Guardate. Questa qui è la mia live. Tra l'altro è andata molto bene. Grazie mille a tutti di cuore. Ed è successo questa cosa, ragazzi. È successa questa cosa. Adesso vi faccio vedere. Ok, guardate, io stavo dirigendomi verso Loot Lake o sponda del saccheggio. Guardate. Guardate adesso. Ok, boom ragazzi, guardate qui questo strano oggetto che era apparso. Adesso mettiamo velocità 0.25 e lo andiamo a guardare un po' meglio. Guardate lì. Guardate lì, c'era parcheggiato qualcosa in live. Non riuscivamo, sia io che tutta la chat, a capire cosa fosse. Perché non appena mi sono avvicinato, adesso sta andando il video a 0.25 di velocità. Non appena mi sono avvicinato, quel coso è scomparso. Tra poco dovrebbe scomparire. Boom, è scomparso in questo istante. E non capivamo effettivamente cosa fosse, ragazzi. Ed era il furgone del respawn. Poi in modalità replay, ragazzi, io c'ero comunque andato. Però guardate che non si vedeva niente. Non si vedeva niente, probabilmente perché non devono esserci player attorno all'area. O non lo so, o devi essere in lobby pre-game. Non lo so, ragazzi, non lo so. Però fatto sta che non si vedeva nulla. Sono stato più di 10 minuti a capire che cazzo fosse questo furgoncino che avevo intravisto dalla distanza. Perché io stavo arrivando da questa zona. Intanto siamo nella modalità replay. Io stavo arrivando da questa zona qui in fondo e avevo visto vicino sponde un qualcosa che era durato veramente pochissimi frame nella mia live. Qualcuno in live se n'era accorto e stavamo capendo insieme che cosa fosse. Ma oggi, giorno dopo, l'indomani praticamente, che è uscita la season 8, abbiamo e ho scoperto cosa era quel furgoncino che era apparso magicamente in partita mentre eravamo in live. Guardate qui, ragazzi, sono sempre a sponda del saccheggio. Boom! Ecco qui, ragazzi, questo è il boost che ci consentirà in teoria di respawnare, un po' come ha fatto su Apex, un po' come si fa su Apex, che ci consentirà di respawnare i compagni sostanzialmente. E io nella mia live avevo visto questo furgoncino parcheggiato qui, ragazzi, ma, no, ma è durato, come avete visto prima, veramente pochissimi istanti. E adesso, tramite un bug della modalità replay, qui siamo in modalità replay, qualsiasi partita voi facciate, ragazzi, indifferente, andate nella modalità replay, però pausate, mettete pausa mentre siete ancora nella lobby prepartita. Non deve stare telegame, dovete essere nella lobby prepartita e andate in questa zona. In questa zona è sicuro che lo troverete. Ce ne sono altri sparsi per la mappa, non so le posizioni ovviamente. Io so solo questa perché l'ho vista in live e sono andato subito a cercarlo qui. Ed effettivamente eccolo qui parcheggiato, il nostro bus. Quindi non avrà, secondo me, posizioni random, ma avrà solo queste predefinite, tra virgolette. E niente, questo probabilmente sarà il furgone che ci consentirà di far respawnare i compagni su Fortnite. Come possiamo vedere è fighissimo. È un furgoncino che chiede questa card probabilmente. E secondo una mia teoria potrebbe essere un po' come su Apex. Se il compagno viene abbattuto da un nemico, viene ucciso da un nemico, probabilmente il nostro compagno dropperà, secondo me, una carta per qualche secondo. Se noi riusciamo a prendere questa carta, quindi la carta del nostro, tipo l'anima, tra virgolette, del nostro compagno morto, possiamo recarci poi presso uno di questi furgoncini e possiamo effettivamente respawnarlo. Perché, come potete vedere, qui c'è questa roba, tipo, che secondo me fa respawnare il compagno. Qui c'è questo destino numerico e qui c'è tipo una croce, tipo come se fosse un'ambulanza, un qualcosa del genere. C'è questo macchinario che poi dovrebbe spawnare i compagni in qualche strano modo. Però ecco qui, ho scoperto il mistero, ragazzi. Cioè, in live avevamo già visto tutto e adesso eccoci qua e abbiamo capito di cosa si trattava. Pazzesco, ragazzi. Cioè, Fortnite ha inculato, ha copiato palesemente ad Apex il doppio click con la rotellina per spottare delle armi, dei nemici e qualsiasi cosa. Adesso gli sta copiando anche il sistema di respawn. Non è sbagliato, perché la gente ha apprezzato su Apex quella cosa. Quindi la Epic la sta riproducendo sul proprio videogioco. Ci sta tantissimo. Sì, cioè, sono troppo contento perché finalmente ho capito. Vi giuro che dopo che avevo finito la live stavo tentando di capire ancora, perché vi giuro, poi sono rientrato in quel punto, mi ero aperto il replay e tutto, che cosa cazzo fosse
questo furgone che era apparso in live, questa ombra, questo piccolo puntino che mi era apparso in live, avevo visto con la coda dell'occhio, e boom, finalmente ci siamo arrivati un po' tutti, ed era il furgoncino per il respawn. Ora vorrei tanto premere play nel replay, ovviamente, però non ho paura se scompare appena inizia la partita. Qui, Nino Ballerini. No, cazzo, sono un coglione. Oh, ok, c'è ancora, GG, fantastico. Allora, in teoria possiamo premere play e vediamolo in funzione. Ok, siamo abbastanza vicini, adesso premiamo play. Speriamo che non scompaia, perché potrebbe scomparire da un momento all'altro. Ok, premiamo play. Oh, ok, funziona. GG, raga. Oh, sentiamo anche il suono? Ok, funziona. Guardate che chiede di inserire la card. L'ologramma non si muove. E vabbè, questo era quanto, ragazzi. Abbiamo scoperto di cosa si trattava. Volevo condividere con voi la mia scoperta, che avevo fatto in realtà subito in live, proprio qualche istante dopo che la season 8 era uscita. È pazzesca, ragazzi, questa cosa. Pazzesca. Fatemi sapere qua sotto che ne pensate di questo furgoncino, se per voi sta o no, se ne vale la pena o no. E niente, volevo condividere con voi questa scoperta fantascientifica. Anche se già probabilmente l'avete visto da altri youtuber, però voglio dimostrare, cazzo, che avevo già scoperto tutto, tra virgolette, qualche minuto dopo che la season 8 era uscita. Ragazzi, sono stato forse uno dei primi a riuscire a scovare questi cosi. Certo, poi qualcuno è andato nel replay a frugare meglio, però comunque l'avevo visto per primo. Va bene, da questo video è tutto. Ciao ciao.